In un'isola dove la preistoria non è ancora finita, Carbonia è una città che ha soltanto 25 anni. Ma il suo dramma non è meno doloroso, perché le miniere sono in crisi e la vita di chi ci lavora si svolge tra conflitti e sussulti. Compagni, le nostre rivendicazioni sono queste. Primo, che venga rivalutata l'indennità di cotta. Secondo, che il nostro orario di lavoro venga ridotto ed equiparato a quello del mercato europeo del carbone e dell'acciaio. E questo è chiaro, ma soprattutto chiediamo che le nostre condizioni siano portate ad un livello di dignità non inferiore a quello degli altri lavoratori d'Italia. L'improvvisa nascita di Carbonia nel 1938 coincideva con l'inizio della politica autarchica e con la preparazione della Seconda Guerra Mondiale. Toccava a Carbonia il compito di fornire carbone autarchico all'Italia in armi. Il duce in persona volle tenere a battesimo la nuova città. L'anno 17° dell'era fascista nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Questo ancora una volta documenta e documenterà nei secoli la veramente formidabile capacità realizzatrice e organizzatrice dell'Italia fascista. L'illusione di prosperità che negli anni 40 aveva assicurato lavoro e vita ad oltre 17.000 minatori si tramutava dopo l'armistizio in angosciosa attesa del domani. Eppure vi fu negli anni dell'immediato dopoguerra un momento di ripresa temporanea. In quel periodo, facile alla speranza e all'avventura, da ogni angolo dell'isola venivano qui pastori senza gregge, contadini senza terra, braccianti e manovali generici, quasi tutti affamati, a frotte accorrevano a Carbonia, illusorio Eldorado di Sardegna. Il poeta dialettale riprendeva allora a cantare ingenuamente e orgoglioso. Per Ciro la colonia di Cirene, per Babele il nome Babilonia, in Sardegna fondata è Carbonia, in una carbonifera contrada. Il mito di Carbonia riprendeva a correre per i villaggi dell'isola, perché raggiungere Carbonia voleva dire arrivare al traguardo più ambito, la paga settimanale puntuale e sicura.
ma in quegli anni 46, 47, 48, né pastori, né contadini, né poeti sapevano che il carbone di Carbonia perdeva ogni confronto commerciale con gli altri carboni d'Europa e perciò assistevano muti e perplessi ai primi licenziamenti in massa e al crescere pauroso della disoccupazione. Lo Stato profondeva miliardi, almeno per salvare il salvabile, ma i licenziamenti continuavano e la produzione diminuiva e quelli che rimanevano dovevano abituarsi a stare sempre peggio di prima. Per loro non c'era scampo. Nel 48 lavoravano in 12.000, nel 57 erano rimasti in 7.000, ora non sono più di 2.800. Certamente, i nostri problemi, il problema del pane per noi e per i nostri figli è quello che viene prima di tutti. Ma noi non dobbiamo accontentarci di questo. Dobbiamo chiedere il riordinamento di tutta la politica del settore minerario. E questo è un problema di scelte politiche precise. Bisogna che siamo tutti compatti per chiedere che l'intervento pubblico diventi sempre più operante e penetrante. La arretratezza delle strutture minerarie, i bassi salari, stanno lì a dimostrare che quello che ha fallito non è stata l'industria mineraria, ma il sistema con cui è stata impostata. Noi dobbiamo essere tutti uniti nella difesa di queste posizioni, perché il momento cruciale si avrà in questi mesi in cui si decideranno le iniziative da prendere nel quadro del piano di rinascita. Carbonia sorse qui, in questa zona desertica, arretrata e primitiva come poche altre in Sardegna. Una popolazione seminomade abitava questi piccolissimi agglomerati, i Medaus, che ancora oggi rimangono smembrati e sparsi a testimoniare un passato di miseria duro a morire. La scomparsa dei Medaus veniva data per certa nel periodo pionieristico di Carbonia. Anzi, si assicurava, proprio qui si sarebbe sviluppato il rigoglioso retroterra della città industriale. Ora invece è la macchia che lentamente ritorna ad aggredire la città. E la città muta aspetto, non solo per l'usura delle case e delle strade, per il vecchio che rende squallido ciò che appena ieri pareva giovane, per quell'aria di fatiscenza e di malattia, di desolazione, che circola per le strade nelle ore del giorno, che a Carbonia pare più lungo ed aperto, ma perché l'antica morfologia del luogo riprende il sopravvento. Carbonia è oggi una città paradossale. Nelle miniere lavorano soltanto in 2.800 e dietro di loro sta una popolazione di 38.000 abitanti che debbono vivere da quelle poche paghe. Non posso comprare niente di queste cose. Solo devo comprare il pane, lo zucchero, il legume. E quasi tutti i giorni c'ho minestrone. Mio marito quando viene alla sera, un pochettino di minestrone con due uova nel piatto e basta. E neanche il vino. Il latte, l'anno scorso non hanno mangiato niente i miei figli. Niente. Nemmeno una goccia. Prima mezzo litro lo compravo, anche tre quarti. Adesso sono più di un anno che non posso comprare il latte. Frutta non ne compro, perché non ne posso comprare. Quando ha visto che non l'ha potuto pagare, l'ha messo in mano di un avvocato, di questa agenzia d'affari. E questa agenzia d'affari l'ha fatto subito le spese, che le è andato a 120.000 lire, di 50.000. Allora, 120.000 lire lui non le ha potuti pagare perché era disoccupato e non ha fatto altro, ha fatto il pignoramento in casa. E adesso domani lo devono fare la vendita della roba, della stanza da letto, che l'ha pagata 270.000 lire. E io sono disperata, sto cercando di poter, ma non fa. Come faccio? Sono la mamma io, mia figlia ha appena 17 anni e lui è un giovane invalido che gli manca un occhio. Oh mio.
in continente credono che a Carbonia si stia bene. Invece qui tutto è viceversa. Io ho moglie e 5 figli e la paga che mi danno non mi è sufficiente alle esigenze economiche della famiglia. E la Carbonia, i minatoni, si sta troppo male. Tra rate, spese di bottega e qualche anticipo per faccende di famiglia, soldi a casa non ne rimane. Parlare di Carbonia è una cosa oramai abbastanza semplice. Io è già 25 anni che sono qua a Carbonia. Sono arrivato da bambino ed è 20 anni che lavoro, già 16 per il conto della miniera. Gli anni come passano sono peggiori, sono sempre peggiori. E riguardo a questo ho idea di espatriare. Sì, espatriare come tanti altri giovani, seppure io sono già 35 anni, ma purtroppo qua non c'è da trattenersi. Sì, sì, anch'io ho deciso di espatriare. E forse ho fatto male a non partire, come hanno fatto i miei compagni, già lavorano pure. L'unica cosa che mi ha trattenuto qua a Carbonia è la famosa costruzione della supercentrale, che abbiamo fiducia che avremo. Se no, su parte, si espatria, perché io ho un bambino e devo pensare a una nuova prospettiva per questo bambino e per la famiglia. Lo sciopero è finito, si riprende il lavoro. I minatori hanno ottenuto faticosamente ancora qualcosa. Un'altra delle loro rivendicazioni è stata raggiunta, ma la sicurezza per ora tarda a venire. I minatori sentono questi squilibri, queste contraddizioni della loro città. Soprattutto perché sono proprio loro a pagarle, gli uomini delle miniere, questi contadini, questi pastori di Sardegna, che superando miti e pregiudizi vecchi di secoli, sono venuti qui a scoprire un nuovo e più aperto modo di vivere. La loro esperienza è stata amara ed è ancora oggi drammatica ed incerta. Ma ha avuto questo di positivo, che nessuno di loro dimenticherà la lezione umana e moderna che hanno appreso qui. Una più larga solidarietà sociale, la nuova coscienza dei loro diritti. Erano contadini, erano pastori di un mondo senza storia. Ora sono uomini vivi in una dimensione contemporanea. Ed è forse questo che fa più bruciante la loro sofferenza in questa città in agonia. Oh, maledetto treno del mio paese, quanta gente hai portato via. Gente disperata, gente che ha lasciato per partire la zappa inchiodata in una zolla, la roncola gettata in un cespuglio di spina rabbiosa, le carte sparse sul tavolo, il mezzo litro vuoto, i debiti non pagati e le donne disperate piangendo giorno e notte intorno al fuoco. Villanovesi morti in una miniera di carbone. Come potrò tornare a casa con questo giornale in tasca? Come potrò più sentire la gente che ride, la gente che canta, il fiume che va pian piano ai mandorli fioriti del mio paese? Mandorli in fiore, neri di polvere di carbone. Quanto pesava quel picco. Come pesa questo carbone ammucchiato sui nostri petti. E come basso questo cielo. Questo cielo nero di carbone che ci è crollato addosso.
voglio ubriacarmi con voi, o gente oziosa del mio paese. Su, raccogliete le carte da quel tavolo e riempite di nuovo il mezzo litro, ma sprangate porte e finestre e accendete una candela.